Io vorrei iniziare dicendo di diciamo che è stata una particolare soddisfazione quella che aver condiviso con la Giunta, ecco, la volontà di non illudere i valdostani con facili promesse e illusioni. Io quando ero in minoranza era stato un po' il mio cavallo di battaglia quando dicevo che ai valdostani bisogna raccontare la verità. E devo dire che in questo contesto mi sono trovato davvero bene a lavorare, perché non abbiamo mai diciamo, cercato di raccontare e illudere i valdostani con facili promesse e illusioni. Io penso che sia la strada giusta ed è quello che mi auguro che chi subentrerà continui a fare. Per tanti anni abbiamo raccontato una Valle d'Aosta che non esiste. Io vengo dal settore, quello dell'agricoltura, in particolare difficoltà, dove la gente era quasi sconfortata, nel senso che tante promesse ma non si risolvevano i problemi. I problemi non li abbiamo risolti tutti, ben lungi, però abbiamo evitato di raccontare una Valle d'Aosta che non esiste. E questa esperienza di governo ci ha permesso di dare un segnale molto preciso, che alla fine anche le difficoltà, quando vengono condivise, vengono spiegate o si cerca assieme di uscire da momenti di grandi difficoltà, io penso che questo messaggio venga apprezzato. Considerazioni su quella che è stata l'azione di governo. Non abbiamo stravolto strutture, io penso che sia una cosa molto importante, una sorta di eredità che lasceremo a chi verrà dopo, nel senso che le scelte sulle strutture, io sono felicissimo che dal mio assessorato non se ne è andato nessuno, per cui non ci sono state epurazioni politiche, scelte politiche, c'è stata una riorganizzazione, ma questo penso che sia nell'ottico di quello che deve essere una programmazione di governo. Abbiamo cercato in questo periodo di avviare dei tavoli tematici davvero interessanti. Spero che si porti avanti il discorso del marchio della Fontina d'Alpeggio, perché se vogliamo valorizzare una produzione, quello che è la produzione di eccellenza per quello che si riguarda il settore agricolo, non possiamo continuare a vendere la Fontina ai prezzi in cui la vendiamo ad oggi. Abbiamo messo insieme dei tavoli che parlavano di campagne di pubblicizzazione, perché abbiamo fondi europei che non sono utilizzati. Abbiamo cercato di valorizzare quello che è un po' nel suo insieme la produzione agricola, perché c'è la Fontina, ma c'è anche altre produzioni agricole e di eccellenza in valle. Abbiamo avviato dei tavoli dove abbiamo cercato di venire un po' incontro agli agricoltori per quello che riguarda il discorso dei rapporti tra aziende agricole e controlli, soprattutto in campo veterinario, in campo diciamo dell'USL. Abbiamo cercato di far colloquiare, ecco, un po' il settore con tutto quello che era il settore, diciamo, quelle che erano le strutture e quant'altro. E io davvero devo dire che ho trovato sia dirigenti che diciamo personale che secondo me è valido e che va solo esclusivamente motivato, per cui in quest'ottica noi davvero pensiamo di aver agito in modo corretto. Ci sono state qualche modifiche, perché è stata istituita la struttura di zootecnia legata a un problema molto ben specifico, che è quello della problematica della Fontina riferito ai coli, e questo è un problema non da ridere, anzi spero che venga potenziata questa struttura. Abbiamo avuto la fortuna di scegliere, io penso e sono certo, la fortuna di scegliere la persona giusta per quello che riguarda la mettere a capo di Area VDA. È una cosa importante, perché è quella che interagisce con AGEA, e devo dire che il rapporto, se una volta le pratiche andavano bene perché magari qualcuno conosceva, si muoveva la parte politica, io devo dire che in questo momento questa struttura sta dialoga giornalmente con AGEA sui pagamenti, e lo fa direttamente come area AGEA, dove la parte politica ha un ruolo molto meno determinante, e questo penso che sia un buon passaggio. Poi questione di fortuna a volte nella vita, io penso che abbiamo scelto la persona giusta al posto giusto. Per quello che riguarda due o tre aspetti, li toccherò molto marginalmente. Noi sulla variazione di bilancio, io la chiamo variazione perché poi è stata approvata anche come assestamento,
Io ringrazio i colleghi, la Presidente, l'Assessore alle Finanze in primis, ma tutti i colleghi, perché noi ci siamo trovati a ragionare su una variazione di meno di 5 milioni, 4 milioni e mezzo, io penso che sia giusto dirlo, e 2,7 sono stati destinati all'agricoltura. Stanno girando delle cifre che non sono reali, per la carità. È vero che nel 2017 l'agricoltura ha avuto di più, ma è corretto dire che noi, quando abbiamo ereditato la situazione dell'agricoltura, mancavano 6 milioni e mezzo rispetto al 2017, mancavano 3 milioni e mezzo per quello che riguardava il bilancio previsione 2018, per cui ne abbiamo messi 2,7, ne avremmo messo tanti di più, ma non c'era la possibilità. Per cui dico questo perché noi non abbiamo avuto, e mi pare corretto sottolinearlo, non abbiamo avuto in questa variazione assestamento di bilancio né la possibilità di attingere, come magari altre volte hanno fatto, spolpando i fondi di rotazione, neanche per quello che riguarda le parti di utili di società, neanche meno sull'avanzo di amministrazione, perché ben sapete che l'avanzo di amministrazione, quando nel 2015 sono stati riconosciuti oltre 270 milioni di deficit per quello che riguarda quella che era la verifica tra residui attivi e residui passivi, noi non abbiamo più la possibilità, ormai sono 3 anni che non abbiamo la possibilità di attingere dall'avanzo, e l'avremo solo in maniera molto marginale, non neanche completa in quello che sarà l'avanzo 2018. Era corretto dirlo, perché a volte uno promette anche sull'utilizzo dell'avanzo, non abbiamo potuto utilizzarlo. Per quello che riguarda il DEF, la Presidente ha parlato molto bene di quello che è stato, a mio parere, un ottimo accordo quello con lo Stato, un ottimo accordo. Perché io sono ancora in attesa che qualcuno mi dica come mai parlo dal 2014, quando le altre regioni a statuto speciale o province autonome hanno sottoscritto accordi con lo Stato, non sono mai stati, la Valle d'Aosta non si è mai neanche seduta a quel tavolo. E noi da quell'anno, dal 2014 in avanti... Però ci ha provato con delle richieste, ma non sono state. Io non lo so se ci ha provato, io quello che so di certo è che non si è mai seduta, e non è mai stata considerata. E noi dal 2014 in avanti abbiamo pagato sul bilancio dello Stato della Regione Valle d'Aosta 241 milioni all'anno, con l'ultimo nel 2017 circa 200 milioni. Ora, se noi sottoscrivevamo tre anni fa un accordo del genere, adesso noi pagheremo 102 dall'anno prossimo. Fate voi i conti, perché siete bravissimi, più bravi di me in matematica, cosa significava per il bilancio valdostano. Vi chiederei anche di leggere il DEF, tenendo conto che, proprio in quell'ottica di dire non illudiamo i valdostani con magari delle cose che non siano reali, il bilancio regionale non tiene conto di 20 milioni di questo accordo. Sono 20 milioni, 10 in conto investimenti, 10 in parte possono essere utilizzati corrente o investimenti, che saranno immediatamente disponibili appena dopo l'approvazione della finanziaria, che recepirà l'accordo. Per cui leggete anche il DEF in quest'ottica, perché qualcuno, mi immagino, dirà: ma si è dovuto comunque fare qualche sacrificio? Non... Perché? Perché noi non abbiamo voluto destinare questi 20 milioni, contrariamente a quello che è stato fatto nel bilancio dello scorso anno, dove non solo non c'era un accordo con lo Stato, ma non c'era neanche oltre a non esserci la finanziaria, non c'era neanche l'accordo con lo Stato, sono stati conteggiati ben 140 milioni in più su quel bilancio, per cui la differenza che hanno un peso diverso per cui leggetelo in quest'ottica, ecco, perché ad esempio per il settore agricolo i 4 milioni significano davvero la svolta, perché significa la garanzia delle 120 giornate per i lavoratori, significa avere le disponibilità per mettere più risorse su quei cantieri che in questo momento i comuni ci chiedono veramente una dietro l'altra, per interventi legati a eventi calamitosi, a schianti, valanghe, frane. Per cui sono disponibilità per noi molto importanti. Sul DEF c'è un passaggio che io sottolineo e penso molto importante, perché è richiesto la stabilizzazione del personale tecnico amministrativo per quello che riguarda il supporto per attività forestazione, sentieristica e sistemazioni montane. Ci sono risorse per chiaramente avviare una fase in cui questo personale venga assunto a tempo indeterminato. Noi abbiamo del personale ad oggi assunto a tempo indeterminato a società di servizi
la nostra volontà sarà quella. Questo percorso andrà condiviso con loro, non andrà calato dall'alto. Io ho ricevuto non più tardi di oggi una lettera in cui chiedono di condividere il percorso. Io penso che la lascerò in eredità a chi viene davvero abbia la sensibilità di condividere questo percorso. Finisco con il discorso del bilancio. Penso che ultimo accordo sul discorso del DEF è molto importante, perché sul DEF noi diamo già alcune indicazioni, soprattutto legato a due esigenze che noi riteniamo a prescindere, che sono quelle di risolvere, per cui non diciamo qual è la soluzione, ma devono essere risolte a breve, che sono il discorso cibo e ospedale, ecco, perché sono veramente non possiamo più aspettare, non possiamo più aprire, scavare, trovare il sarcofago e capire cosa fare. Ci va in questo momento, penso che sia necessario capire qual è il percorso, se c'è la possibilità di mantenerle in house e tenere le concessioni. Per quello che mi riguarda è una strada che va veramente, diciamo, perseguita e monitorata. Per quello che riguarda gli utili di CVA, abbiamo anche lì dato un'indicazione, se permetti, che è quella di rimpinguare un po' una di quelle pagine dolenti che abbiamo ereditato, che sono quelli di avere fondi di rotazione, dove la gente riceve la lettera, il tuo intervento è finanziabile, peccato che poi non ho i soldi. Quei soldi non sono svaniti, qualcuno li ha prelevati per coprire alcune parti di bilancio, penso legittimo darlo. Sul bilancio, e finisco, c'è una parte molto importante che è la proroga per quello che riguarda la restituzione degli anticipi sui fondi di rotazione per quelle annualità 2015-2016 che non hanno ancora percepito pagamenti da AGEA, e c'è per quello che riguarda il settore cantieristico forestale le risorse per iniziare subito, vale a dire da gennaio possono essere già messi in piedi quei progetti e essere assunti, io immagino e mi auguro, entro marzo. Ultima, e ho finito, è il discorso, mi pare importante, che comunque si vuole perseguire chiaramente in sintesi con i sindacati, che è quello della proroga delle graduatorie, che per noi abbiamo presentato un emendamento che va poi condiviso con le parti sindacali, ma per noi è importante, qua immagino le graduatorie dei vigili del fuoco, forestali e quant'altro.